cominciamo a dipingere ad olio. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, ricominciamo a dipingere ad olio, ma questa volta su carta. Niente paura, non ho accantonato il quadro, lo finirò con voi. Solo che mi è stato commissionato un lavoro su carta e quindi ho deciso di condividerlo con voi. Anche questa volta si tratta di una farfalla e potrete avere anche un termine di paragone unitario, avendo lo stesso soggetto trattato in varie tecniche, in maniera da capire qual è la tecnica che più si confaccia alle vostre esigenze e alle vostre aspettative. Oggi non soltanto dipingeremo in maniera diversa, perché dipingeremo su un supporto cartaceo e vi consiglierò il supporto cartaceo più idoneo, in più dipingeremo in maniera differente perché dipingeremo in maniera materica a spatola, quindi dove appunto il colore prende possesso dello spazio, non soltanto della tela. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a far librare alto nel cielo la nostra farfalla. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra farfalla con i colori ad olio. Questa volta li dipingeremo con i colori ad olio in maniera materica. Quindi innanzitutto userò blocco carta tela della Fabriano. Questa non è tela, è carta goffrata a mo' di texture tela, che trattiene perfettamente il colore. Dei colori ad olio, io per comodità uso gli Express della Ferrario, perché appunto si essiccano più velocemente degli oli normali e quindi sono adattissimi per questi lavori un pochettino più veloci, soprattutto per i lavori su carta. Ma comunque questo blocco recepisce ogni tipo di colore ad olio perfettamente. Quindi usate gli oli che avete. Per comodità sempre userò la tavolozza a fogli come appunto tavolozza, che adesso già apro e comincio a preparare. Come solvente e medium userò il tintorsetto lavatore, come vedete usatissimo perché è preferitissimissimissimissimo, in quanto è un solvente che non distrugge la composizione chimica del colore ma semplicemente lo diluisce, è atossico, non fa nessun odore e quindi si può usare anche in casa e anche in presenza di bambini. Come vedete in confezione non presenta neanche la croce di Sant'Andrea, quindi è atossico ed compatibile con noi e il nostro ambiente. Dei bicchieri di plastica, delle spatoline perché faremo pittura materica e dei pennelli in silicone se li avete. Io uso questi della Tintoretto, il numero 2 piatto e il numero 2 a punta, proprio per creare i contorni della mia farfalla, che devono essere comunque dei contorni materici e molto segnati, e i pennelli in silicone sono ottimi per questo motivo. Una matita, cominciamo subito. Adesso disegno più o meno la mia farfalla. Questa farfalla, come vi dicevo, la voglio fare tutta in maniera materica. Ovviamente come spatolina userò delle spatoline piccole, essendo piccolo lo spazio su cui posso muovermi, e preparo una serie di colori mischiando tra loro i toni che preferisco. Fatto questo bel tono, io comincio a darlo all'interno della mia farfalla in maniera del tutto speculare. Allora, per lavorare con dei toni così su carta e a spatola, dovete essere sicuri soprattutto che la carta regga di due cose: che il colore sia buono e che non spanda troppo olio una volta a posto, e che la carta soprattutto riesca ad assorbire bene il colore senza far uscire la macchia di olio. Questo naturalmente dipenderà dai materiali che utilizzate. Aggiungo ancora del bianco e, sempre con lo stesso tono sporcato largamente di bianco, porto nella parte inferiore dell'ala
del colore e lo poggio dando un effetto martellato ma che segua l'andamento dell'ala, ok? Quindi bianco, colore, poggio il colore su tutto, così, quindi do questo effetto martellato, lo poggio e poi faccio dritto e zac, 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 affosso la spatolina ogni 3 mm circa e compio una sorta di raggio, quindi seguo l'andamento un po' dell'ala. Con questo colore un po' sporcato di nero adesso vado nella parte superiore dell'ala e inserisco, vedete, un po' di nero anche nella parte superiore. E poco importa che ho sbordato perché mi interessa meno. Adesso con il pennello in silicone cosa faccio? Comincio a dare sempre in maniera molto materica del nero su tutta la rimanente ala e con il pennello a punta in silicone do i margini all'ala. Materica, i pennelli siliconici sono bellissimi perché volendo danno proprio il graffio al vostro lavoro e vi piacciono infinitamente, simulano molto bene il passaggio della spatola e nello stesso tempo conferiscono la stessa fluidità e morbidezza del pennello classico, quindi sono un trade union tra le due tecniche molto molto interessante e devo dire che tra i tanti che ho provato questi della Tintoretto sono molto buoni perché hanno il giusto grado di flessibilità, non rimangono né troppo duri e quindi difficili per far stendere il colore, né sono troppo molli e quindi troppo splattosi, lasciatemi il termine, no? Quando poggiano quando la materia viene poggiata in maniera troppo rilasciata sul supporto. Quindi se volete dei buon pennelli questi ve li consiglio tranquillamente e non perché me li ha inviati l'azienda ma perché veramente sono buoni, ragazzi, oltre ad essere secondo me di un'eleganza spettacolare. Guardate che sono belli in questo nero laccato, mi piacciono molto. Cosa dico? Adesso vi faccio vedere cosa intendo quando dico che non si perde la texture. Vedete col pennello siliconico che riesco a dare rigagnoli proprio uguali a quelli dati con la spatolina, quindi non tradisco il genere di pittura. Sono dei compendi molto molto validi l'uno per l'altro. Cosa devo fare? Con la spatolina devo portare un po' del colore mattone di sopra sotto e un po' del colore rosa di sotto sopra, un po' per matchare le due parti, per mixare. Pulisco bene le spatole e piano piano vado ad inserire facendo un gioco di su e giù. Mischio con un rosso più scuro e vado a inserire con il pennello piatto alcune zone di mezzo qua, tra il nero e il chiaro.
chiaro e do qualche punto di luce. Sempre a spatola. Con un po' di giallo inserisco per dare dei toni, sì, di luce, ma che non stridano troppo con il contesto. Il bello di dipingere con la spatola è che ci si può proprio giocare con i colori. E adesso con un pennellino tondo, diluito con dell'olietto, io uso il tintorsetto, come dicevo, do anche dei pallini come toni della mia farfalla sulle ali. Quindi pulisco il pennello e sempre con questo do una forma al corpo, così in maniera anche qui molto molto materica. Ok, e adesso do forma, filiforme alle mie antenne. E per questo uso un pennellino sottile. E allungo naturalmente il colore col tintorsetto, in modo che venga proprio dato in maniera gentile, diciamo così. Okay. Lavo il mio pennello direttamente nel tintorsetto, così è già pulito. E adesso con del rosso do qualche colpo spatola in mezzo, per segnare appunto il verso, sapete? Sapete proprio i segni delle ali delle farfalle? Ecco, li inserisco in verticale sempre in maniera materica. Adesso, a differenza delle altre volte, immetterò l'ombreggiatura sempre ad olio, non mi va di farla a matita sull'olio, quindi cosa faccio? Col mio tintorsetto diluisco molto bene, ma molto molto bene, quindi tiro giù l'ombreggiatura. Su un olio non si può che firmare con il colore ad olio e quindi anche qui massima diluizione e pennellino sottilissimo. E anche questa pittura materica con olio su carta è fatta. Questa, a differenza delle altre, però non la incornicerò col vetro perché l'olio deve respirare, quindi non il vetro, semplicemente il passepartout e poi libera. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Spatoline con i pennelli siliconici a me piace tantissimo, è un modo molto veloce di dipingere per liberare creatività, impeto, fantasia, per non dare troppo per non dare troppa definizione al gesto, ma per essere proprio liberi. È anche un modo molto semplice per accostarsi alla pittura ad olio, perché sicuramente la pittura a spatola risulta nella sua imprecisione molto più semplice della pittura
realista data a pennello. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e regalatemi un bel materico pollice in su. Vi aspetto sempre anche sui miei altri canali Ombretta e Due Cuori Una Cappa. Venitemi a trovare sia su Ombretta che su Due Cuori Una Cappa, ho tante cose da dirvi anche lì. Giuro che è bellissimo stare con me anche negli altri canali. E allora io vi aspetto soprattutto a braccia aperte sulla mia pagina Facebook e naturalmente qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ciao, alla prossima!